le minacce del padre di Carolina, il signor Harvey sta cercando in tutti i modi di dare a Julie la parte di solista. Ma a questo punto Julie ha una nuova preoccupazione. Riuscirà ad esaudire le aspettative del signor Harvey? Oh, sei proprio tu, Pepe, come stai? Sono io, Julie, non mi riconosci? Vieni qui, Pepe! Ehi, come sei cresciuto! Devi aver dormito bene quest'inverno, eh? Che bel pancino morbido! Oh. Ehi, Pepe! Ciao, Julie! Oh, sei tu, Alan! Vedi chi c'è lassù? Quello è Pepe. Accidenti, com'è diventato grande. Sì, è cresciuto e adesso ha anche un'amichetta. Com'è contento. Credo di aver capito una cosa. Dimmi, cos'è che hai capito? Uno scoiattolo nato nel bosco per essere felice non può che rimanere nel bosco. Quindi una ragazza nata nel Tirolo dovrebbe tornare sulle montagne per essere felice. Ma Julie, dico, non starai parlando sul serio, voglio sperare. Sì, invece. Così Carolina potrà avere la parte di solista, il signor Harvey non sarà licenziato e tutto andrà bene. Poi non sono neanche tanto intonata io. Non voglio neanche sentirti parlare così, non mi piacciono i vigliacchi. Ma che dici, Alan? Il signor Harvey ha agito coraggiosamente proprio perché ha fiducia in te. E ora ti sembra una bella cosa deludere le sue aspettative. Ma io voglio tornare nella terra dove sono nata e poi sarà meglio per tutti, credimi. La città non è adatta per una ragazza come me. Stupida! Sarà meglio per tutti. Non ti parlerò mai più, Julie. Fa quello che ti pare. Io non ti voglio più vedere. Sei solo una vigliacca. Una vigliacca, hai capito? Addio. E salutami tanto il tuo Tirolo. Oh, Alan! Quella sera Julie scrive una lunga lettera al signor Castle dicendogli che vorrebbe tanto incontrare lui e la signora Castle per parlare un po'.